Pace del Signore, sono molto felice di essere con voi questa mattina insieme alla presenza del Signore per celebrare il nome di Dio, offrire il nostro culto a colui che solo ne è degno. Siamo con un gruppo di fratelli di Parma qui in queste zone, a Rimini, per alcuni giorni, da ieri fino a domani, e per trascorrere alcuni giorni intorno alla parola di Dio, per pregare, offrire a Dio il nostro culto. E volevo ringraziare il vostro pastore, prima di tutto, fratelli del Consiglio di Chiesa, voi perché ci avete prestato il locale di via Iano Planco, dove stiamo tenendo le riunioni. In questo momento c'è lo studio biblico. E vi porto anche i saluti dei fratelli che sono appunto lì, e così come i fratelli di Parma, che in questo momento a Parma stanno offrendo il loro culto al Signore. Se vi fa piacere, poi porteremo i vostri saluti. Stavo pensando una cosa quando abbiamo organizzato questa nostra uscita qui a Rimini, e poi è sorto un problema che avevamo qualche difficoltà per il locale. Immediatamente il fratello Ramon ha dato la sua disponibilità, che la famiglia del Signore è una famiglia meravigliosa. A volte tra credenti di zone diverse, città diverse, noi siamo insomma nella stessa regione ma comunque un pochino distanti, ci sono poche occasioni di vederci, ma sentiamo poi quando ci vediamo quell'affetto profondo, quel legame, che è il legame dell'opera del Signore. E pensavo che quando saremo in cielo non ci sarà più il problema delle distanze, non ci sarà più il problema della separazione, saremo tutti insieme alla presenza del Signore per l'eternità. E vogliamo andare avanti, fratelli, servire il Signore dove Lui ci ha posto. Sapete, voi rientrate, fatemi usare questa battuta, nelle nostre preghiere, perché a Parma preghiamo per la città di Parma, preghiamo per la nostra nazione, preghiamo per l'evangelizzazione nel mondo intero, ma tante volte sento i credenti che pregano per la regione, quindi in particolare. Preghiamo veramente che il Signore benedica anche la nostra regione, oltre che la nostra nazione, in questi tempi così particolari, affinché vi possa essere una bella raccolta di anime. Non perché vogliamo vedere i nostri locali pieni, perché vogliamo vedere il cielo riempirsi di anime salvate. Dico sempre una cosa, un'ultima affermazione, poi passiamo alla parola, ai credenti di Parma. Cerco di incoraggiarli molto nell'evangelizzazione, però incoraggiando la comunità nell'evangelizzazione ci sono fratelli e sorelle che o per problemi di età, o per problemi di salute, o per problemi lavorativi, familiari, difficilmente o quasi è praticamente impossibile che possano andare per le strade, nei luoghi, evangelizzare. Se anche non si può fare questo, si può fare qualcosa di estremamente importante, pregare. Pregare per i perduti, perché l'evangelizzazione in realtà si divide in due aspetti. Quando noi andiamo per le strade, per le piazze, noi presentiamo ai perduti Gesù il Salvatore. Quando non possiamo fare questo e magari a casa preghiamo, noi presentiamo al Signore i perduti in preghiera. Quindi o che andiamo per le strade, presentiamo ai perduti Gesù, o che preghiamo e presentiamo a Gesù i perduti, in realtà questa evangelizzazione. Volevo incoraggiarvi, continuate, so che la comunità di Rimini è sempre stata caratterizzata per l'evangelizzazione, da diffondere l'Evangelo in queste zone. Insieme proclamiamo colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Non voglio prendere altro tempo alla parola di Dio. Gloria al Signore. Leggiamo insieme nel Salmo 119 dal versetto 81. Salmo 119 dal versetto 81. Possa Dio benedire la lettura, la meditazione della sua parola ai nostri cuori. L'anima mia
viene meno nell'attesa della tua salvezza. Io spero nella tua parola. Si spengono i miei occhi desiderosi della tua parola, mentre dico: quando mi consolerai? Poiché io sono divenuto come un otre affumicato, ma non dimentico i tuoi statuti. Quanti sono i giorni del tuo servo? Quando punirai quelli che mi perseguitano? I superbi mi hanno scavato delle fosse, essi non agiscono secondo la tua legge. Tutti i tuoi comandamenti sono fedeltà. Costoro mi perseguitano a torto. Soccorrimi. Per poco non mi hanno eliminato dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti. Rendimi la vita secondo la tua bontà e io osserverò la testimonianza della tua bocca. In questa sezione del Salmo 119, lo scrittore, molto probabilmente Esdra, alterna le sofferenze, le difficoltà, le prove che i credenti hanno con la parola di Dio che sostiene, incoraggia, fortifica. È vero, fratelli e sorelle, che noi abbiamo delle prove, delle difficoltà come tutti quanti gli altri, perché dice la scrittura che dobbiamo entrare nel regno di Dio dei cieli attraverso molte tribolazioni. È ancora scritto: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. E Gesù dice: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo. Quindi la nostra vita di credenti, anche se fedeli al Signore, è comunque costellata, caratterizzata anche da grosse prove, da grosse difficoltà. Ma Dio sia lodato perché il Signore attraverso la sua parola ci sostiene, per mezzo dello Spirito Santo ci incoraggia ed Egli, quale nostro Padre Celeste, non ci lascia e non ci abbandona mai. Lo scrittore sacro, per mettere in evidenza quella che è l'esperienza dolorosa, ma se vogliamo necessaria, del credente che si trova nelle prove, paragona il cristiano a un otre affumicato. Versetto 83. Io sono divenuto come un otre affumicato, ma non dimentico i tuoi statuti. L'altro culto abbiamo considerato l'opera di salvezza che il Signore ha compiuto nella nostra vita e quelli che sono i benefici della nuova nascita. Come degli otri nuovi siamo stati rigenerati e ora vogliamo onorare il Signore. È vero che noi siamo stati rigenerati dal Signore e questo ci parla appunto, come dicevamo all'altro culto, di otri rigenerati, di otri nuovi. Ma anche se noi, fratelli e sorelle, siamo dei nuovi, delle nuove creature in Cristo Gesù, questo non ci esime dalle prove, non ci esime dalle difficoltà. E la parola di Dio, appunto, per indicare quella che è la nostra esperienza, così a volte dolorosa e difficile che facciamo, ci paragona la vita del credente a degli otri affumicati. Vorrei fare tre considerazioni sulle caratteristiche degli otri affumicati o dell'otre affumicato. Mi piace perché qui viene usato il singolare. Gli otri ci parlano, appunto, gli otri nuovi dell'esperienza di rigenerazione e per entrare nel regno dei cieli tutti dobbiamo diventare dei nuovi otri. Poi si parla di otre affumicato, come a dire: ognuno di noi ha la sua prova, ognuno di noi ha la sua difficoltà, ognuno di noi ha la situazione difficile che vive, che affronta, come un otre affumicato. E il testo appunto ci parla di otre, ci parla di fumo e ci parla del contenuto in realtà che c'è in questo otre. L'otre affumicato è un'immagine per noi molto lontana. Gli otri, questi contenitori, nel passato, ai tempi della Bibbia,
venivano utilizzati in vari modi anche per far fermentare, maturare il vino. E dopo che gli otri venivano cosiddetti rigenerati, diventavano nuovi con un processo particolare che abbiamo considerato all'altro culto, e venivano utilizzati appunto per maturare, far maturare il vino. E venivano, una volta riempiti di vino, di mosto, venivano messi in alto in un luogo dove c'era un fuoco, solitamente la cucina, dove si accendeva il fuoco per cucinare, e venivano messi in alto e lì rimanevano. E lo scopo era quello di far maturare il vino. E quindi prendevano il fumo. Venivano messi in alto. E già qui possiamo trarre una considerazione per la nostra vita. È vero che noi siamo colpiti dalle prove, ma siamo colpiti dalle prove proprio perché siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Gli otri affumicati, posti in alto, ci parlano dei credenti che hanno fatto una meravigliosa esperienza di salvezza col Signore e che realizzano per la grazia di Dio le ricchezze spirituali. Ma questo non ci esime dalle difficoltà, anzi, proprio perché vogliamo vivere onorando il Signore in ogni aspetto della nostra vita e tenere alto il vessillo dell'Evangelo, saremo per questo perseguitati. Saremo per questi provati. Più il Signore per la sua grazia ci eleva spiritualmente, più noi ci avvicineremo al Signore. Più noi ci avvicineremo al Signore, più noi ci allontaneremo da questo mondo, più noi ci allontaneremo dal mondo, più il mondo cercherà di colpirci con lo scopo di allontanarci nuovamente, di portarci lontano dal Signore, di cercare di avvicinarci nuovamente a sé. Se stai passando dei momenti difficili perché stai onorando il Signore, coraggio! Non ti perdere d'animo, vai avanti, onora Dio, servi il Signore, considera quello che Gesù ha fatto per te, è quello che Egli ti chiede di fare perché il Signore Gesù possa essere onorato. Fratelli, sorelle, non importa, anche se attraversiamo svariate prove, prove dolorosissime, difficilissime, l'importante è che il Signore Gesù sia onorato, sia glorificato. In alto, perché seduti nei luoghi celesti, e proprio perché noi siamo stati elevati spiritualmente, siamo colpiti dal fumo delle prove, dal fumo delle difficoltà, dal fumo delle situazioni più difficili. Sia l'apostolo Giacomo sia l'apostolo Pietro parlano di quelle che sono le prove, le svariate prove, le prove difficili nelle quali veniamo a trovarci. Ma mi piace quello che dice lo scrittore biblico, rallegratevi. Noi dobbiamo rallegrarci quando ci veniamo a trovare nelle prove svariate, non perché veniamo come questo otre affumicato, affumicati dal fumo, perché poi vedremo il fumo non fa piacere, ma perché il vino matura, perché l'opera di Dio si compie. Ecco perché ci rallegriamo delle prove. Raggiunti dal fumo, nessuno che è in Cristo Gesù, che fa la volontà di Dio, sarà esentato dalle prove. Il problema, fratelli e sorelle, non è avere le prove, le difficoltà, ma è poter confidare nel Signore in ogni situazione. È vero, noi diciamo giustamente quando ci troviamo nelle prove, Signore liberami, ma vogliamo dire soprattutto, Signore, dammi la forza per superare questa prova e rimanerti fedele, glorificare ancora il tuo nome. Perché questi otri messi in alto, questi otri colpiti dal fumo, che ci parlano appunto del credente in Cristo colpito dalle prove, sono lì per uno scopo. Chi ha posizionato gli otri in alto in quel modo, con la consapevolezza che sarebbe stato colpito dal fumo, lo ha fatto con uno scopo. Il vino doveva maturare. L'opera di Dio nella nostra vita
deve compiersi. Allora Dio, che sa quello che deve fare in noi, perché tutto coopera sempre al bene di quelli che lo amano e sono chiamati secondo il suo proponimento, Dio sa come deve disporre le cose per la nostra vita. E allora dispone ogni cosa, anche quelle esperienze più difficili e dolorose, perché l'opera sua si possa compiere. Dice l'apostolo Paolo un'espressione bellissima, di grande incoraggiamento: sapendo che la nostra leggera, momentanea afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Signore, sia fatta la tua volontà. In questa situazione difficile e dolorosa che stai vivendo, di malattia, di solitudine, di problemi coniugali, di problemi familiari, ringrazia il Signore, confida nel Signore. Dio sta maturando la tua vita, sta fortificando la tua vita, sta affinando la tua fede. Gli otri. Poi gli otri affumicati sono inevitabilmente colpiti dal fumo, perché non sarebbero affumicati se non colpiti dal fumo. Il fumo è fastidioso. A nessuno di noi fa piacere passare per le prove, sono così fastidiose. E il fumo affumica. Quando noi ci troviamo in una stanza dove c'è un camino, dove c'è una stufa a legna, eccetera, inevitabilmente prendiamo l'odore del fumo. I nostri abiti prendono l'odore del fumo, perché siamo in un ambiente dove c'è fumo. E così la nostra vita, fratelli e sorelle, quando passiamo per delle situazioni dolorosissime, si vede che c'è tanto dolore. Sapete cosa faccio quando dei fratelli, delle sorelle mi raccontano che stanno vivendo delle prove, delle difficoltà? So che si vede dal loro volto che c'è dolore, che sono provati, che sono sofferenti. E allora li osservo. Ma poi, se ci fate caso, questi credenti, dai loro occhi, proprio perché confidano nel Signore, emanano una luce, una sicurezza, una pace, come a dire: esteriormente sono affumicati dalle prove, dalle avversità, e si vede perché c'è dolore, ma poi si vede anche che nel loro cuore c'è la presenza dello Spirito Santo che li consola, nel loro cuore c'è la presenza della parola di Dio che li rasserena, nel loro cuore c'è Cristo Gesù che gli dà la sua pace. Signore, grazie per ogni cosa, perché quando anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore, dice l'apostolo Paolo, si rinnova di giorno in giorno all'immagine di colui che lo ha creato. È l'opera di Dio che si compie nella nostra vita. Il fumo è fastidioso, il fumo è anche doloroso. A nessuno di noi piace soffrire, e non mi riferisco soltanto alla sofferenza fisica, ma a volte la sofferenza del cuore e dell'anima è ben più dolorosa della sofferenza fisica. Ma è necessario, fratelli e sorelle, che io e voi passiamo per delle situazioni anche dolorose e difficili, perché, come dice il Signore all'apostolo Paolo, la sua grazia nella nostra vita ci possa bastare. Signore, che la tua grazia ci basti anche quando siamo colpiti dalla scheggia nella carne, la sua grazia ci basti. Il fumo è fastidioso, il fumo è doloroso, il fumo è necessario. Dio sa come deve permettere determinate situazioni e come le deve dosare nella nostra vita. Dobbiamo soltanto fidarci di Lui e lasciare che sia Lui a guidare ogni cosa, perché poi tutto
coopererà al bene. Quante volte, fratelli e sorelle, abbiamo fatto una preghiera: Signore, la mia vita è nelle tue mani, fanne ciò che vuoi. E poi il Signore dispone della nostra vita facendoci anche attraversare delle situazioni difficili e dolorose. E noi, proprio perché siamo umani, magari ci chiediamo: perché, Signore, questa prova? A volte, non so se vi capita, a me capita, non abbiamo terminato una prova che ne subentra un'altra, e poi un'altra ancora, e poi un'altra ancora, e si vanno ad accumulare più prove contemporaneamente. E allora noi diciamo: Signore, perché tutto questo? È la nostra vita che è nelle sue mani. Il Signore, che siede sovrano, ha sempre il controllo di ogni cosa. Sono necessarie le prove, non sono piacevoli, ma sono utili, sono necessarie. Sapete, Dio agisce in noi operando soprattutto ciò che è necessario. Sapete che cosa è necessario per la nostra vita? È necessario ciò che onora il Signore. È necessario ciò che ci consente di testimoniare di Gesù. È necessario ciò che ci avvicina al Signore. È necessario ciò che ci prepara per la gloria eterna. È necessario ciò che ci fa manifestare sempre di più le virtù di Cristo Gesù, il Signore. Signore, tu sai ciò che è necessario, sia fatta la tua volontà. E tante volte il fumo che ci affumica, come quest'otre, è necessario. E infine vediamo, consideriamo il contenuto nell'otre. Mentre l'otre si affumica, il vino matura. È vero, esteriormente l'otre viene affumicato, perde anche di bellezza, ma poco importa. Lo scopo dell'otre non è essere messo in alto sopra un piedistallo in bella mostra perché possa essere ammirato, perché possa essere apprezzato. Lo scopo dell'otre è quello di essere messo in alto perché possa essere lo strumento perché il vino maturi. La nostra vita non ha lo scopo quello di essere messi in mostra, fratelli, ma quello di far sì che le virtù, la bellezza di Cristo Gesù si manifesti attraverso la nostra strumentalità, che il vino maturi nella nostra vita, che l'opera di Dio si compia nel nostro cuore. Gloria al Signore. Il vino deve maturare, il vino deve diventare vino di qualità. Lascia stare se stai soffrendo da un punto di vista esteriore, fisico, materiale, terreno. Ciò che è importante è quello che c'è nel tuo cuore. E ciò che il Signore ha messo in questo buon deposito. Perché noi siamo, oltre che come degli otri affumicati, siamo come dei vasi di terra dove Dio ha messo i suoi tesori, le sue ricchezze, le sue benedizioni, e quest'opera va sempre di più completandosi. Sì, Signore, tu sai quello che devi fare. Sì, guardando l'otre affumicato potremmo quasi dire: ci fa pena, ci dispiace, così è della nostra vita quando siamo nelle prove, nelle difficoltà. Ma poi quel vino è vino eccellente, è vino di qualità. L'otre è stato lo strumento perché quel vino potesse arrivare a maturazione. Tante volte il nostro corpo è come quell'otre, e attraverso il nostro corpo Dio lavora la nostra anima, Dio modella il nostro spirito, Dio opera nel nostro intimo, nelle parti più profonde, dove la bellezza di Cristo, dove la completezza di Cristo, dove la maturità cristiana si possa manifestare, in attesa di essere col Signore per l'eternità. Sì, siamo come un otre affumicato. Se
guardiamo soltanto l'otre dall'esterno, allora quest'otre ci fa quasi tenerezza, pena, e ci viene da dire povero otre, messo lì, colpito dal fumo, annerito, affumicato, reso più brutto. Ma all'interno avviene qualcosa di straordinario. C'è quel vino che proprio in questo modo può maturare, può diventare di qualità eccellente. E poi quando quel vino viene bevuto, ecco che viene apprezzato. Ma c'è stato un processo, c'è un processo nelle prove, nelle malattie, nelle difficoltà, che fa sì che Cristo Gesù, il Signore, possa manifestarsi in tutta la sua bellezza, in tutta la sua grandezza, in tutto il suo splendore. E allora vogliamo dire, quando anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, l'importante è che il nostro uomo interiore si rinnovi di giorno in giorno. E concludo, mi viene quasi da sentire, mentre quell'otre viene affumicato, pronunciare delle parole che l'apostolo Paolo ha pronunciato. Non sono più io che vivo, otre esteriormente, ma è Cristo che vive in me. Da questa mattina, se sei come quell'otre affumicato, non vedere il fumo come qualcosa di negativo, per quanto doloroso. La tua vita così difficile come un motivo di scoraggiamento, ma considera, fratello, sorella, che Dio sta facendo un'opera meravigliosa nel tuo cuore, nella tua vita, e tutta la bellezza di Cristo poi si manifesterà, e io e te potremo dire: Signore, grazie per quello che tu hai fatto. Vogliamo chinare i nostri capi? Io non so, fratelli, sorelle, quanti in questo momento stanno vivendo una grossa prova. Tutti siamo comunque come quegli otri, come quell'otre affumicato, perché tutti noi abbiamo delle prove, delle difficoltà. Ma se il fratello me lo permette, vorrei fare un appello. Se c'è qualcuno in questo momento che sta vivendo una grande prova nella sua vita, una prova personale, familiare, coniugale, di salute, e questa mattina è venuto qui particolarmente scoraggiato, chiedendosi: perché, Signore, tutto questo nella mia vita? Con grande dolore. Il Signore questa mattina ti dà la risposta, perché Dio, che ha iniziato in te un'opera buona, la sta portando a termine. Non vedere quel fumo che sta affumicando la tua vita, che sta causando tanto dolore, tanta sofferenza, ma come uno strumento nelle mani di Dio, perché la sua opera nella tua vita si possa compiere. C'è qualcuno questa mattina che vuole dire, proprio perché in una grande prova, in una grande sofferenza: Signore, da questa mattina non voglio più dire perché, ma voglio dire con tutto il cuore e con fiducia: sia fatta la tua volontà. E desideri che il Signore completi la tua opera, la sua opera nella tua vita? E vuoi che preghiamo per te? Alzati in piedi. Alleluia, Dio vi benedica. È un passo di fede. E con questo passo di fede tu stai dicendo: Signore, sia fatta la tua volontà.
È vero, la prova sarà ancora dolorosa, difficile, forse lunga, ma tu vedrai l'opera del Signore compiersi nel tuo cuore come solamente Lui sa fare. Io sono come un otro affumicato. C'è qualche altro che questa mattina, proprio perché in una grande prova, in una grande difficoltà, vuole dire: Signore, completa la tua opera in me, fai tu quello che devi fare. Mentre tu, fratello, sorella, sei nella prova, Dio ti sostiene, ma allo stesso tempo sta lavorando il tuo cuore, l'anima tua. Soltanto quando assaggiato quel vino si può considerare la qualità. È un atto di fede quello di rimanere lì vicino al Signore nelle prove, ma poi alla fine si vedranno i benefici dell'opera del Signore. Prima che preghiamo, c'è qualche altro che sta vivendo un momento particolarmente difficile e chiede preghiere? Si alzi in piedi. Alleluia. Dio sa, Dio conosce. Coraggio, fratello, sorella. Signore e Dio nostro, ti ringraziamo per la tua fedeltà. Ti ringraziamo per la tua presenza nei nostri cuori, per lo Spirito Santo. Ti ringraziamo per l'opera che tu stai compiendo e per tutto quello che tu stai permettendo nella nostra vita, anche le prove più svariate. È vero, a volte ci sentiamo come un otre affumicato, ma sappiamo che tu hai il controllo della nostra vita e certamente guiderai ogni cosa perché la bellezza di Cristo si possa manifestare. Ti prego in questo momento per questi cari che sono in piedi, che stanno attraversando una grande prova che tu conosci. Nel loro cuore c'è dolore, sofferenza, ma c'è anche fede, perché hanno fatto un passo verso di te per invocare il tuo aiuto, la tua grazia e la tua misericordia, e tu non mancherai di sostenerli, di guidarli e di operare nella loro vita come solamente tu sai fare, Signore. Benedici questi cari, sostienili in ogni cosa. Benedici la comunità di Rimini, benedici ogni famiglia, ogni credente di questa comunità. Benedici il fratello Ramunno con la sua famiglia, Signore, i fratelli del Consiglio di Chiesa, le comunità della diaspora, l'opera tua in Romagna. Signore, dai vita all'opera tua nel corso degli anni e falla conoscere. Che ciascuno di noi rimanga fedele a te fino all'ultimo istante della nostra vita, perché la tua opera in noi si compia e perché ciascuno di noi possa essere uno strumento fedele nelle tue mani, per poi sentirci dire: ben fatto, mio buono e fedel servitore. Guida ciascuno di noi come solamente tu sai fare. Sostienici, te lo chiediamo nel nome di Gesù, il tuo figliuolo, benedetto in eterno.